abbiamo avuto, diciamo, sì, è stato quasi scritto con i protagonisti, nel senso con gli adolescenti, perché ce l'abbiamo dentro casa, nel senso abbiamo una ragazza di 16 anni, quando abbiamo Gioia che era 15, abbiamo un ragazzo di 20, adesso da 21, quindi diciamo, abbiamo tutti e due i personaggi dentro casa. Quando veramente da autore io la sorpresa era in occhio, ma da genitore, no? Nel senso non potevo addentrarmi in un mondo che io non conosco perché ce l'ho detto, ma in realtà non conosco a fondo di un talante, no? E quindi io mi sono avvicinato di punta di piedi, guardando, osservando, cercando di capire, infatti non è che la risposta, anche perché io non sono veramente assolutamente la presunzione di dare risposte, anzi, al contrario, abbiamo fatto il film perché ci siamo fatti tante domande, continuiamo a farci le domande, poi dopo è anche un film sull'incomunicabilità, o meglio, un tentativo di comunicare con qualcuno che ha fatto il gioco forse è distante da noi, anche in questo periodo, e quindi quando diciamo che diciamo, c'è un pezzo che dice ho un alieno dentro casa, perché a volte diciamo c'è un alieno, e quindi spero che in qualche modo possa, perché non credo che ci sia per quanto mi pare, prima cambi nulla nel mondo, però che accende un piccolo palo, piccole come dire, dinamiche, cose che accadono in questo momento, e quindi lo stiamo facendo anche attraverso, grazie anche alla cinema, per una delle proiezioni che partiranno il 29, la prima con la prima sarà 90 ragazzi dalla terza media, dai 13-14 anni fino ai 16-17 in una sala e i genitori nell'altra sala. E alla fine si riuniranno tutti insieme con una psicologa e parleremo, e qui parleremo. Quindi la sala proprio cinema, proprio come luogo dove incontrarsi, cioè quindi avere vicino davvero il protagonista, che sono il protagonista dei nostri figli che stanno là dentro. Poi non, mi auguro che non accada mai questa cosa, ma in tutto l'arco narrativo abbiamo cercato di mantenere esattamente quello che dico, quindi anche l'unione con i nostri figli per la sceneggiatura, nel senso del dialogo. Questo è scritto così, ma poi non è lo dite. E qui ci siamo divertiti con dei termini, mattinciato, sciato, c'è proprio mattinciato, una sottona, oppure ne so, tirata, cioè sono tanti temi che quasi sono dei neologismi, una cosa che torna da lingua a lei, e questo sono anche divertente. E poi ovviamente quando io vado anche da psicologo, ho parlato con psicologi infantili, il giudice, senza entrare nel finale del film, ci sono stato fatto anche, diciamo, una documentazione a terra, poi capisco, non so tutti così, ma mio figlio non è così, chiaramente, però abbiamo cercato di fare un affresco, adesso grazie. Penso che si dice chiaramente che il testo familiare è un po' una caratteristica del mio cinema, ma per quanto riguarda mi riporta l'insapore, io volevo riavvicinarmi un po' agli occhi di Cristo, come sapore. Chiaramente qui c'è una cosa in più, nel senso lì il problema è diciamo, il protagonista diciamo, ferito era un padre, cioè una figlia che tentava di aiutarlo, qui si sono ribaltati i ruoli. Ma soprattutto c'era una tematica che ci toccava molto, noi siamo, non dico tutto il termine angusciati, però comunque la paura da genitori, infatti questo forse è stato il primo film che abbiamo scritto, non da sceneggiatori, ma l'abbiamo scritto da genitori. Posso dirti anche ma che nel finale ho avuto grossi dubbi, ma Ivano Sergio aveva grossi dubbi come chiuderlo, come dirlo, ma non era più la sceneggiatura, era proprio io, come abbiamo avuto grossi dubbi su alcune dinamiche del film, dubbi, ma cosa fai, perché fa questa cosa qua? Quindi noi l'abbiamo scritto fondamentalmente come genitori, e quindi ricorda chiaramente anche dei nostri ragazzi, c'era la tematica dei figli, ma qui volevamo fare un film d'amore, perché io lo consideravo un grosso film d'amore, nel senso l'amore per una famiglia che poi si mette al mondo una ragazza che è il loro grande amore, no? E tu sei innamorato, lui c'è l'amore dei genitori, poi l'amore del padre e della figlia, che poi è il primo grande amore che c'è una figlia con il padre, cioè, e poi c'è il primo grosso tradimento, il tradimento di tua figlia, perché tradisce il padre che avrà con un altro, quindi questa paura, troverà una migliore di me, come me, migliore di me, e quindi affrontare questo video, ma questo percorso che è l'adolescenza, quando ci riguarda, che è proprio uno delle, questo video dove in qualche modo gioco forza va a influire su quello che verrà dopo il signore dei nostri figli. E io, anche se non proviamo a parlarci, anche se noi poi ci siamo un po' divisi i ruoli, io non riesco a parlare, anche per pudore, tante cose io non riuscirei a affrontare con mia figlia, e quindi ne parla lei. E
come dice Stefano, non è che non lo sai, che non puoi sapere, ecco, e io a volte non voglio sapere perché so quello che potrebbe essere, faccio finta di nulla, quindi insomma l'abbiamo scritto veramente dal genitore, poi quello che accade nel film è l'impotenza, io ho un senso di impotenza, e quello che faccio, e dico faccio che fa serio, è qualcosa di strampalato, di bislacco, di strampalato, senza senso, che può soltanto peggiorare la situazione, è quello che succede. Ecco, io quindi sono contento che poi alla fine delle varie scelte di Ivano e Valentina abbiamo scelto di finire così il film, che probabilmente avrei pensato anche di finire in un'altra maniera, ma forse avrei sbagliato più volte sia nel film che nella vita reale, spero non accada mai.